Cari amici, buongiorno. Sono nel bosco mentre sta piovendo. Una volta, con una nebbia al 100%, mi fu chiesto come si chiamava. Si chiama pioggia, semplice. Perché questo video? Perché l'Italia è sotto shock per una notizia inattesa. Il nostro beneamato Silvio Berlusconi ci lascia. Qualcuno dice morto? Ma no, ci lascia nel senso che rinuncia all'eventuale nomina a premier. In poche parole, non si presenterà più come capo del governo. E questa è una notizia serale, inattesa, sconcertante, che dire? Qualcuno di sinistra estrema, facinoroso, mangia bambini, soliti comunisti, ha ipotizzato che ha tirato fuori questa novità per un motivo molto più banale, molto più terra terra. In breve, i sondaggi lo stavano dando perdente, i suoi cari sondaggi, dei quali sinceramente da qualche tempo non ne parla più. Ricordate, negli anni passati un giorno sì e l'altro anche tirava fuori i sondaggi che erano a suo favore, quando non erano a suo favore li manipolava e diventavano a suo favore. Ma ora, nonostante le manipolazioni, ormai è talmente evidente e scontato che il PDL è in discesa libera, in caduta libera. E allora lui che fa? Che fa? Deve uscire sconfitto? Lui che si considera, giustamente devo dire, un vincente, e in questo caso, se lui dovesse continuare ad andare avanti, sarebbe un perdente. Questa immagine non la tollera. E allora che fa? Manda avanti come al solito gli altri e sta in attesa come il corvo che aspetta la preda. Intanto dice, vediamo cosa potrà succedere. Sa bene cosa potrà succedere e cosa succederà. La coalizione di centro-sinistra, con Vendola, senza Vendola, con Casini, senza Casini, comunque andrà al governo. L'esecutivo Monti ha fatto un ottimo lavoro, nonostante qualche bastoncino tra le ruote che hanno provato a mettergli, più la destra devo dire che la sinistra, e quindi c'è un'ottima, come dire, coesione tra questo partito, cioè questa formazione di centro-sinistra che prenderà il potere, e l'eventuale consulenza, perché no, del nuovo capo di Stato, che certamente non potrà che essere il professor Monti. Allora, il Berlusconi se ne va, ma non è stato molto molto chiaro. Ha detto, io comunque sarò di nuovo in carica come deputato e da lì potrò dare i miei consigli. A chi? Ma a chi le vuoi dare consigli? Con tutto il casino che è successo, la cui paternità, diciamo grosso modo, è perlomeno per un 120% a carico tuo, che consigli puoi dare? No, la tua è un'idea diversa. Te ambirai, potreste ambire a una carica istituzionale, che so, Presidente della Camera, dopo le elezioni, Presidente del Senato, e perché no? Perché porre limiti alla provvidenza divina? Anche l'eventuale capo di Stato una volta scaduto il settennato di Napolitano. Ma quel posto è già occupato, anche lì. Allora, un consiglio, ritirati in buon ordine, ma in maniera definitiva, perché ti stanno mettendo in carico due generazioni di giovani che hai rovinato con la tua smania, con la tua mania di far vedere tutto bello, tutto ok, tutto roseo, e invece le cose stavano precipitando. Quindi nessuno a questo punto ti potrà far carico di tutto quello che è successo, le famose leggi ad personam, le leggi ad società, i bunga bunga, sono tutti i tuoi casini che sinceramente, e qui mi rivolgo a coloro che stanno ascoltando,
quando in questi giorni viene presentato il tuo volto da vicino, questo è già un segno di sconfitta, perché prima non si sarebbero mai permessi, si vedono tutto il volto di un viso, il viso di un uomo finito, di un uomo pieno di, non solo di rughe, ma di vizi, pieno di, come dire, di sconfitta. Quindi rivolgiti al tuo amico Putin, anche qui il paradosso. Putin, capo di una, di un paese comunista, che è d'accordo e amico di Berlusconi, che i comunisti li metterebbe tutti a bollire. Sta piovendo, stanno cascando le foglie, insieme alle foglie è cascato anche il nostro ex amico Berlusconi. Sic transit, gloria mundi.